Buonasera a tutti e ben arrivati. Siamo felici di accoglierci e di condividere assieme questo momento di preghiera per la Vigilia di Pentecoste. Come consulta delle aggregazioni laicali abbiamo fatto un bel lavoro di preparazione, auspichiamo che possa essere anche un bel momento di condivisione e di preghiera assieme. Buona veglia. Anche quest'anno ci è fatta grazia di poterci riunire per celebrare insieme la Veglia di Pentecoste. Anno particolare quello che stiamo vivendo. Ancora immersi nell'esperienza del Covid, con ferite e speranze nel cuore, grati per il dono dell'anno dedicato a San Giuseppe, silenzioso modello di vita buona. Impegnati a rispondere all'appello di riprendere in mano la lettera enciclica Laudato Si, anche in vista della prossima settimana sociale dei cattolici italiani, che si celebrerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre. Sarà la figura di Giuseppe di Nazareth a guidare questa sera la nostra preghiera e ci ispireremo soprattutto a due testi di Papa Francesco, la lettera di indizione dell'anno giuseppino Patris Corde e la stessa Laudato Si, nel quinto anniversario della sua emanazione. Iniziamo la veglia aprendo il cuore alla lode del Creatore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. La nostra è veglia di preghiera. Preghiera è soprattutto apertura di tutti noi stessi, corpo, anima e spirito, al mistero di Dio. Di un Dio, ce lo assicura Gesù, che nella benevolenza viene incontro all'uomo per salvare, rigenerare, impreziosire. Il primo atto della nostra preghiera vuole essere di riconoscimento, riconoscere l'opera dello Spirito di Dio nella vita dei credenti e del mondo. Preghiamo allo Spirito, alternandoci tra lettore e assemblea. O Spirito Santo, tu sei lo Spirito alitato sul volto di Adamo. Per te l'uomo diventa un essere vivente. Tu sei lo Spirito nuovo, infuso in noi. Per te il cuore di pietra è sostituito dal cuore di carne. Tu sei lo Spirito di grazia e di consolazione. Per te volgiamo lo sguardo a colui che è trafitto. Tu sei lo Spirito alitato dal risorto. Per te sono rimessi i nostri peccati. Tu sei lo Spirito di Dio soffiato sui morti. Per te si aprono le tombe e i morti risuscitano. Tu sei lo Spirito disceso a Pentecoste. Per te. Tu sei lo Spirito che desta la nostra preghiera. Uniamoci al canto del coro. È un canto di invocazione allo Spirito di Dio, perché ci inebri di sé, perché soffi la sua vita dentro di noi, perché ci faccia fuoco per infiammare la terra. Thank you.
Ci possiamo sedere. Nella lettera apostolica Patris Corde, Papa Francesco delinea alcune caratteristiche della figura di Giuseppe di Nazaret. Una di esse è padre nella tenerezza. In Giuseppe, dice il Papa, Gesù ha visto la tenerezza di Dio. Il tema della tenerezza è caro a Francesco, che non si stanca di invitare alla generatività, alla possibilità propria dell'esperienza cristiana di rigenerare l'uomo anche a partire dai suoi momenti di fragilità, di caduta, di delusione. Può far bene anche a noi questa sera ascoltare alcune parole che invitano alla tenerezza verso noi stessi, intesa come arte di trasformare la debolezza in forza di vita nuova. Alla lettura vogliamo far seguire alcuni momenti di silenzio e di riflessione personale. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. Se questa è la prospettiva dell'economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda tenerezza. Il maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità. Lo spirito, invece, la porta alla luce con tenerezza. È la tenerezza la maniera migliore di toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto spesso sono segno dell'incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall'opera dell'accusatore. Paradossalmente, anche il maligno può dirci la verità, ma se lo fa è per condannarci. Invece, la verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. Anche attraverso l'angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande.
È sempre affascinante essere chiamati per nome, essere tolti dall'anonimato e stabiliti nella nostra personale individualità. Come nella celebrazione della cresima, in cui il celebrante segna davanti a tutti, col sigillo dello Spirito, il battezzato, dopo averlo chiamato pubblicamente per nome. Faremo anche noi, ora, una chiamata per nome. Ascolteremo vari nostri nomi. È un gesto semplice che vuole intendere, introdurre e insieme concretizzare il canto chiamati per nome. Vogliamo assumere il nostro nome, riprendere tra le mani la nostra vita personale, nello spirito indicatoci dal Papa, rivisitarci con la tenerezza e offrirci, così come ci cogliamo, al Signore della vita, perché disponga di noi liberamente, come piccolo seme da gettare nel solco della vita. Katia, Maria Assunta, Attilio, Barbara, Ernesto, Marco, Cristina, Agnese. Giovanni, Davide, Ciro, Sergia, Maria Pia, Giancarlo, Francesca, Alessia.
Ancora una volta, Papa Francesco chiede aiuto. Nella stessa lettera Patris Corde ci offre una preziosa riflessione sull'essere padre dal coraggio creativo. Alla fine di ogni vicenda, che vede Giuseppe come protagonista, il Vangelo annota che egli si alza, prende con sé il bambino e sua madre e fa ciò che Dio gli ha ordinato. Questo bambino è colui che dirà: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente sono il bambino che Giuseppe continua a custodire. Per questo egli è invocato come protettore dei miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Per questo la Chiesa non può non amare innanzitutto gli ultimi, perché Gesù ha posto in essi una sua personale preferenza e identificazione. Da Giuseppe dobbiamo imparare anche la cura e responsabilità di essere padre. Essere padri significa introdurre il figlio all'esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all'appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di castissimo. Non è un'indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto è veramente amore. L'amore che vuole possedere alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l'uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di lui. La logica dell'amore è sempre una logica di libertà e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo se stesso al centro, ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. Thank you.
Facciamo ora insieme un gesto e un canto. Il canto esprime la certezza che, restando uniti al Signore che si dona a noi, possiamo diventare a nostra volta dono per i fratelli. E il gesto dirà la nostra volontà di rinnovare il dono di noi stessi. Ogni responsabile di associazione o movimento verrà qui davanti ad accendere un cero, esprimendo la volontà di continuare ad essere, con la propria vita, dono e luce per i fratelli e sorelle.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Parola del Signore. Lode a te. Capita che nel sogno elaboriamo quanto ci ha occupato mente e cuore durante il giorno. Giuseppe di Nazaret è persona responsabile di fronte alle sfide della vita. Ci pensa e ripensa. Vi cerca la volontà di Dio per sé e per le persone affidate alla sua cura. Quel giorno della visita dei magi avrà pensato: chissà come reagirà Erode di fronte a quello che sta accadendo. Il racconto dei magi non fa presagire nulla di buono. Nel sogno ha una risposta ai suoi pensieri, risposta netta e perentoria: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. L'indicazione è di fuggire, di partire subito, senza indugio, in tutta fretta. È subito, infatti, ancora nel cuore della notte, che Giuseppe si mette in viaggio. Il motivo del viaggio è molto chiaro: proteggere il bambino e la madre, salvarne la vita. Ecco Giuseppe di Nazaret, attento alle sfide, responsabile, deciso, senza indugio, con tutto se stesso a servizio della vita delle persone di cui è diventato custode. Lo vediamo bene anche sulla copertina del testo della veglia, le braccia allungate a raccogliere e a proteggere la vita. Anche attorno a noi la vita è minacciata. Lo è in vario modo, spesso in forma subdola, non appariscente, sotterranea. La vita degli anziani e dei malati, la vita dei più piccoli, degli adolescenti e dei giovani, la nostra stessa vita, la vita dei nostri cari, la vita dell'ambiente, del creato che abitiamo. L'esempio di Giuseppe ci sollecita ad essere vigili, informati, ragionevolmente critici e soprattutto liberi e creativi. Alzati e fuggi. Può valere anche per noi questo invito. Come dire: rivedi la qualità della tua vita, rivedi il modo con cui ti poni di fronte alla vita degli altri. Stai veramente servendo la vita delle persone a te affidate? O prevale in te l'indifferenza, la presa di distanza, il girarti dall'altra parte? Se occorre, e sempre occorre, abbi il coraggio di intraprendere un cammino nuovo, anche se ignoto. Non importa se è ancora notte, se non tutto è chiaro, la luce è dentro di te.
Mettiti con tutto te stesso a servizio della vita, con intelligenza e coraggio, creatività e responsabilità, sempre con tenerezza. C'è un appuntamento importante per la Chiesa italiana. È la settimana sociale che si terrà a Taranto nei giorni dal 21 al 24 ottobre 2021. Ad essa parteciperà anche il nostro Vescovo, assieme a tre persone della diocesi. L'importanza dell'appuntamento lo dice anche il tema, ispirato alla Laudato Si. Il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso. La nostra Chiesa si preparerà in vario modo all'appuntamento. Anche questa veglia vuole essere un richiamo. Lo facciamo ascoltando alcuni pensieri, nello sforzo di farli nostri e di trasformarli in preghiera. Alterniamo la lettura con la risposta di tutti. Nei confronti della natura prevale un atteggiamento estrattivo. Ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose, attraverso l'imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l'essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all'idea di una crescita che non conosce limiti, che ha tanto entusiasmato alcuni economisti, certi teorici della finanza e della tecnologia, intese come leve lasciate alla discrezionalità della speculazione privata o del decisore pubblico. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo fino al limite e oltre il limite. Insieme. Stupore e tenerezza verso il creato. È riconoscere ovunque il dono da rispettare e promuovere, restituendo in lode e servizio ciò che ogni creatura ed essere vivente ci è dato come nutrimento, arricchimento, possibilità di vita. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall'amore che ci convoca ad una comunione universale. Le radici etiche e spirituali dei problemi ambientali che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell'essere umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi.
occorre passare dal consumo al sacrificio, dall'avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un'ascesi che significa imparare a dare e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla paura, dall'avidità e dalla dipendenza. Stupore e tenerezza verso il creato è riconoscere ovunque il dono da rispettare e promuovere, restituendo in lode e servizio ciò che in ogni creatura ed essere vivente ci è dato come nutrimento, arricchimento, possibilità di vita. Il canto commenta quanto abbiamo ascoltato, proclama l'armonia presente in ogni cosa e l'amore che regge ogni relazione. Thank you.
Vi saluto tutti, saluto anche quanti ci seguono attraverso Radio Palazzo Carli e la Tenda TV. Tenerezza, creatività, responsabilità. Tre caratteristiche del santo a cui abbiamo fatto riferimento per questo momento di preghiera. San Giuseppe, l'uomo scelto per fare da padre a Gesù, il figlio eterno di Dio. Tenerezza, creatività, responsabilità, intese come forme di custodia. Filo rosso che collega questi tre momenti della veglia, incentrati su queste caratteristiche, tenerezza, creatività e responsabilità, è proprio la custodia, rispettivamente la custodia verso se stessi, verso gli altri, verso il creato. Riferire la tenerezza alla custodia di se stessi potrebbe far pensare a un essere indulgenti verso se stessi, sono tenero verso di me, largo di manica verso di me, concedendomi un po' tutto. Ma non è questo il significato che è stato inteso. La tenerezza di cui si parla è la consapevolezza della nostra creaturalità, suscitati per amore, chiamati gratuitamente alla vita, amati per quello che siamo. Potremmo dire che la tenerezza verso noi stessi è la capacità di guardarci con gli occhi di Dio. Né solo col nostro sguardo, che ci porterebbe o a insuperbirci o a deprimerci, né solo con lo sguardo degli altri, da cui ci sentiamo magari continuamente giudicati, ma con lo sguardo di Dio, che ci guarda veramente con amore, con tenerezza, con accoglienza. Quella lettura che abbiamo fatto diceva: anche il maligno ti guarda, ma non con tenerezza. Guardare a noi stessi, riuscire a guardare a noi stessi con lo sguardo di Dio, che è il modo giusto di guardarci. Proprio questo atteggiamento di tenerezza, com'è negli occhi e nel cuore di Dio, ci rende capaci di essere custodi degli altri, certo, con creatività, dice la veglia. Non vuol dire semplicemente, a mio avviso, con fantasia, con inventività, ma più vicino proprio al significato di questa parola, creatività, vuol dire guardare gli altri, rapportarsi con gli altri con una capacità generativa. Una capacità generativa, rispettando l'alterità degli altri e promuovendola, dice il Papa. Il che è essenzialmente diverso dall'atteggiamento che a volte ci è istintivo di vedere negli altri soltanto degli avversari, delle persone da cui difenderci o delle persone da cui scartare o delle persone da possedere. Creativi nell'essere generativi di vita, di libertà, di novità nelle altre persone, che è l'atteggiamento della vera paternità, se ci pensiamo e se ulteriormente ci pensiamo, non è altro che l'opera dello Spirito Santo, veni creator spiritus, creatività. E infine, proprio la capacità di guardare con gli occhi di Dio come creature, di guardarci con gli occhi di Dio come creature amate,
Proprio la capacità di essere creativi, generativi nei confronti degli altri, fa crescere in noi la responsabilità verso il creato. Responsabilità che inizia sempre con lo stupore e la riconoscenza di fronte a ciò che potrebbe non essere, ma in realtà esiste e si offre a noi. Uno stupore che diventa però anche rispetto e custodia nei confronti di una creazione che, se da un lato è immensamente bella, è anche dall'altro lato fragile. Fragile. Ce ne accorgiamo in questo tempo, ecco, rispetto magari a un passato in cui fragile poteva sembrare solo la creatura umana. Oggi è tutto il creato che sembra più fragile, e quindi da difendere, e quindi da proteggere, non da consumare ingordamente. Ebbene, l'atteggiamento della custodia è stato tipico di San Giuseppe, il custode del Redentore. A lui è stata affidata la custodia non solo di Gesù, ma nella tradizione, nella devozione della Chiesa, la custodia della Chiesa universale, la famiglia dei fratelli di Gesù. Invochiamo allora questa sera la sua intercessione per saperci anche noi, come ha fatto lui, aprirci all'azione misteriosa ma reale dello Spirito Santo, che suscita in noi la tenerezza, la creatività e la responsabilità. Invochiamo che avvenga davvero questo anche in noi, grazie all'azione dello Spirito, e che noi ci lasciamo illuminare e guidare per questo percorso. Vengono ora presentati all'altare dei cesti contenenti dei cartoncini in cui è scritta una delle due preghiere della Laudato Si e alcune espressioni che suggeriscono cammini per nuovi stili di vita. Leggeremo insieme la preghiera e poi ascolteremo la lettura degli impegni proposti.
insieme. Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto ha i tuoi occhi. Risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Nel cartoncino vengono rappresentati alcuni possibili impegni in forma di beatitudini nel cammino verso la tenerezza. Li ascoltiamo. Beato se ti riconosci dono di Dio, se coltivi gratitudine verso la vita e ti fai dono agli altri con gioia. Beato se avrai il coraggio delle piccole scelte verso un nuovo stile di vita più sobrio e sereno, libero e gioioso, portatore di vera pace. Beato se sai scoprire nel volto dei piccoli e dei sofferenti Dio che fa appello al tuo amore. Beato se il tuo cuore si mantiene vigile, sensibile verso ogni sofferenza, ospitale verso ogni differenza, piccolo per sempre imparare, grande per sempre donare. Beato se sai ridere e sorridere, cantare e danzare, rivelare di Dio il suo volto di gioia. Al termine della celebrazione, uscendo, riceveremo questo cartoncino con le preghiere che abbiamo appena ascoltato. Vi preghiamo di uscire utilizzando le due uscite in fondo lateralmente, mantenendo le distanze. E per coloro che, ci dispiace, non hanno potuto avere il libretto della celebrazione di questa sera e volessero averlo, lo possono trovare sul sito della Diocesi. Raccogliamo tutte le preghiere che sono sgorgate nel nostro cuore, nell'unica preghiera del Signore Gesù che recitiamo ora con fede e riconoscenza insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia.